Bella raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi sto con un mio amico che ha una delle pagine più interessanti vintage in Italia, Rosario. Ciao ragazzi. Mercanzia, Grazie di essere passato. Di mercanzie, si dice così comunque, perché per c'ha uguale. la AE in finale. Trovate il suo Instagram in descrizione, tra l'altro, la sua pagina, andate a vedere. Vi avevo già parlato della sua pagina in alcuni video precedenti di YouTube, ho fatto vedere anche dei tuoi capi che mi hai inviato. Oggi sei qui a Milano e hai portato qualche chicca da farci vedere, Assolutamente sì, giusto? assolutamente sì. Iniziamo subito col primo pezzo, che ne dici? Vado. Primo pezzo, una fantastica Detroit anni 70, uno dei nostri pezzi preferiti, è una In jeans, scusa, full interrompo, denim. è pure abbastanza rara, giusto? Sì, Rispetto a quella in assolutamente sì, canvas. soprattutto perché è in jeans, ma la cosa più particolare è la combinazione tra le macchie, che sono il giusto, né troppo poco, e il distressing in generale, veramente Vediamo. interessante. Come potete vedere Bello, la sì. Zip Talon, abbastanza rara da trovare in una Detroit, e soprattutto anche una misura abbastanza normale, media, molto interessante. L'interno in felted wool, no? Esattamente, In lana, così esattamente. infeltrita. Guardate Sì. che bella texture qua della lana. Sì, Vediamo fantastico. se si riesce a vedere, catturare meglio avvicinando la telecamera. Veramente, veramente un bel pezzo. E qua abbiamo dei bottoni automatici dietro al collar, Esatto, dietro ci sono dei al colletto. bottoni perché essendo abbigliamento workwear, l'obiettivo è quello di essere utile, quindi si possono inserire un cappuccio per ogni tipo di esigenza. Immaginavo. Veramente figo. Veramente un bel pezzo. Questa i Sì. ragazzi la possono trovare sul suo sito e fa parte del tuo Questa fa parte archivio, dell'archivio, ma tanti pezzi simili possono trovarli tranquillamente nel sito. poi. Anche questi shoulder gusset così, un Sì, po'. Non li tutto. hanno più fatti No, 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 nelle Detroit dopo. tutto pensato per essere Sì, funzionale, certo, quando capito? Per uno si deve muovere. esattamente. Oggi non sono più utilizzate come per il lavoro, quindi non ha più senso inserire questi inserti dietro. Veramente un bel Sì. pezzo, Qui complimenti. Ok, qua invece abbiamo un paio di jeans. Di abbiamo chi un si paio di tratta? denim Edwin anni 80, cimosati. Anche questi qui con la cimosa, anche questi sono veramente interessanti sia per il fading ma per il fit, perché è super attuale per quelli di oggi nonostante sia un capo anni 80. 40 anni, Sì, quindi alla grande. esatto, E Edwin incredibile. ovviamente made in Japan, Made in quindi. Japan è soprattutto sottovalutato come brand oggi, quindi vi consiglio di cercarlo nei vari marketplace tra Vinted, Depop, Greylad, perché si possono trovare veramente dei pezzi molto molto fighi. Sì, da quello che ho visto, addirittura li trovi pure meno di Levi's. Sì, Nonostante nonostante. comunque la qualità del denim giapponese cioè, è risaputo che sia superiore. E anche Eccolo perché quella. Cioè, Levi's da che anni aveva smesso di produrre comunque in America? qua. Alla metà degli anni 90. Produrre cimosati, intorno alla metà degli anni 70, anni 80, però comunque negli anni 90 hanno smesso di produrre in America per smistare la produzione Posso. sì, certo, in tutto il resto del mondo. Una tela veramente bella. Vediamo qui che c'è scritto sulla targhetta. Sold only at the finest store, fighissime stores. Veramente bella. Anche io non sono troppo un fan dei buchi sul o i tagli sulla gamba, a meno che non siano tipo ripecciati Sì. sotto. Però questo qua c'ha una bella posizione Sì, pure. perché Si questo vede qui che è naturale, è tra naturale, sì, non virgolette. è nel ginocchio, è qui perché quindi non rischi di allargarlo ancora di più. Qua invece una T. Una single stitch, questa è qui di una cantante country che in America tra gli anni 80 e gli anni 90 sono sempre state tanto popolari. Cult. Sì, oggi noi dedichiamo tanto tempo e ricerca per le nostre selezioni di maglie, ci piace tanto collezionare single stitch, ma Per il secondo il nostro pubblico da archivio. casa, single stitch, cosa Single intendi? stitch si intende punto singolo, ovvero in tutte le maglie di oggi la cucitura è doppia, sia in vita che nelle maniche, mentre in quelle vintage è singola sia nella vita che nelle maniche o solo nelle maniche. Quindi da questo sì, è un importante indicatore per capire se una La maglia è data, vintage. Sì, oppure un esatto. bootleg fatto più tardi nel tempo. Esattamente. Quindi questa molto interessante. Terry Clark, ci sta dietro anche Sì, il tour. il tour di tutte le città. Veramente, veramente, veramente bella. Ok, quest'ultimo pezzo invece è un OG107, anni 70, tocca guarda il materiale, quanto è importante proprio, capito? Bellissima, Bello, sì. bellissima. Questa
di queste nella ricerca del militare è veramente difficile datare, capire insomma, da dove viene, quindi si perde tanto tempo per fare ricerca, ma certe volte ci sono degli indicatori come nell'etichetta, magari l'annata. Questa è un'OG classica, si possono trovare pecciate, proprio i militari si divertivano a pecciarle con qualunque tipo di dettaglio, in generale, sì. Sì, con emblemi, Bravo, spille, esatto. ricami, anche patch Esatto. ricamate. E in genere più sono pecciate, più sono pieni di dettagli, più il Più valgono. Qua valore abbiamo è anche alto, sì. questo nylon super rigido, scritta US Army. Sì. Esatto. Veramente bella. Anche bel fading su questo verde militare, è incredibile. Diciamo, sul mercato, dove tu appunto hai questo store, al momento qual è il tipo di, potremmo dire, prodotto che viene più acquistato dai consumatori? Sicuramente Carhartt, Ok, no, di infatti stavo vedendo base, perché, ad sì. esempio, militare così Militare così, ancora non è molto no, 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 no. partito Sì, no, infatti, è come più, trend, sì, ecco. esatto, più. Però veramente bello. Mi ricordo forse, vabbè, a parte che la moda è ciclica, però c'era in quegli anni, io andavo ancora al liceo, ti parlo del 2000, 2013-2014, c'era più questo trend forse della overshirt di appunto mimetica Sì. o del parka vintage Sì, militare che negli certo. anni andava andando un po' a perdere. Secondo me però appunto essendo come dicevo prima moda ciclica, secondo me prima o poi riparte anche quell'ambito, questa parte qua dedicata più che altro al militare, Sì. anche perché poi confermami, confermerai tutte queste overshirt, giacche militari e anche i bomber, insomma tutte queste qua. Da dove appunto dovevano servire, cioè, in guerra, oppure Certo, insomma con le infatti. truppe, anche se non è in guerra, erano materiali super resistenti. E come? E soprattutto tantissimi brand, si può fare caso che attingono tanto negli archivi militari, su Assolutamente, perché tantissimo. molto del design all'epoca Sì, era, sì, sì, diciamo, era una necessità proprio, anche le esatto. tasche cargo, tutte queste cose O qua. il croppato anche è qualcosa di funzionale, Sì, perché stavi cioè seduto stai sempre, sei in seduto, aereo. capito? Quindi avere qualcosa di corto può essere funzionale Esatto, per stare più e comodi. tra l'altro poi se ci possiamo citare ad esempio Massimo Osti quando Archimica. fondò CP Company Stone Island, un sacco delle sue reference erano referenze Preferenze militari, militari. anche oggi sì, infatti. Senti, grazie mille per questo Grazie tuffo a nel te. tuo, nel vostro archivio personale di mercanzia. Farete un drop prossimamente con Sì, nuovi sicuramente, tanti prodotti. prodotti tra bomber, single stitch soprattutto, che come abbiamo detto ci piace tanto e niente, speriamo che piaccia alla Raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate in descrizione qual è il vostro capo preferito. Mi raccomando, fate un salto sulla pagina di Rosario, su Mercanzia, vedete se c'è qualcosa che vi piace da poter acquistare. Io ringrazio appunto Grazie i a te, dai. ragazzi che sono passati qua oggi da me Grazie in studio a Milano. Trovate ovviamente il mio Instagram in descrizione come tutti gli altri social. E niente, ci becchiamo prossimamente sempre qui sul mio canale. Ciao, raga.